L'Università della Terza Età, sensibile ed attenta agli eventi che hanno segnato la nostra storia nazionale ed europea, si mobilita per celebrare anche quest'anno la Giornata Internazionale degli Studenti, in programma il 17 novembre. Un evento che stimola dirigenti, docenti e alunni a riflettere sulle necessità di difendere i valori umani e ideali, troppo spesso calpestati da atti di violenza, e a mobilitarsi sull'urgenza di promuovere una cultura di solidarietà tra i cittadini di ogni paese e di ogni comunità locale. La data ricorda l'eccidio di studenti e professori cecoslovacchi che si opponevano ai nazisti. Assieme agli studenti di tutte le scuole, anche gli anziani dell'Università della Terza Età ricordano con interesse quanto successe allora. Un gruppo di studenti della facoltà di medicina, il 17 novembre 1939, organizzò una manifestazione a Praga in occasione dell'indipendenza della Repubblica Cecoslovacca. Ma le autorità naziste decisero di bloccare la protesta e negli scontri morì uno studente. Le autorità chiusero le scuole e arrestarono oltre 1.000 studenti. Alcuni vengono deportati in campi di concentramento e 9 di loro, con alcuni professori, furono uccisi. La giornata del 17 novembre, in memoria dell'eccidio per la prima volta, venne dedicata agli studenti nel 1941 a Londra. Studenti, docenti e personale delle università della terza età da allora celebrano l'anniversario del 17 novembre e lo dedicano in particolare a coloro che approfondiscono argomenti, temi e materie di studio e di interesse a più lungo respiro. Questa è la missione delle tante università della terza età, attive in Italia, nelle sedi distribuite in molte regioni, soprattutto nei capoluoghi di provincia, centri formativi per pensionati ed anziani che credono nella formazione permanente e investono sulla cultura come investimento sulla qualità della vita. Le università della terza età generano nuovi interessi, stimolano una cittadinanza attiva, aprono le relazioni sociali, insomma, aiutano ad affrontare i tanti problemi del vivere quotidiano. Il 17 novembre facciamo luce sulla Giornata Internazionale degli Studenti.